La prima mostra con un artista straniero qui all'ex macelleria sociale di Ponte. Allora, Macelleria Sociale ha voluto, come era nel suo progetto iniziale, essere un po' fucina d'arte, quindi abbiamo in questo caso ospitato un amico che è venuto a trovarci e a farci scoprire la sua arte, in questo caso dalla Spagna, e quindi culturalmente magari apparentemente lontana da Macelleria Sociale, ma molto vicina alla nostra filosofia, quella di unire le forze, le esperienze, confrontarci e soprattutto poter, visto che questo è un laboratorio, poter dare una sorta di occasione a tutti di sperimentare nuove tecniche. In questo caso Juan lavora col bronzo, lavora col gesso, con la formatura del gesso, con la terracotta, e quindi nonostante in Macelleria Sociale io realizzo della terracotta e installazioni, in realtà lui è molto vicino a questo tipo di lavoro, cioè un lavoro assolutamente meno concettuale ma molto più pratico, dove le forme bene o male vengono plasmate veramente con le mani, e quindi questo suo fare, assolutamente questa sua voglia di continuare a sperimentare, perché le sue forme in questi ultimi anni, vedendo la sua produzione, sono cambiate e quindi stanno andando verso un deformarsi proprio per seguire un'ispirazione personale. Questo fa sì che ha un'evoluzione che è molto vicina a quello che vorrà essere questo luogo, un luogo che ospiterà artisti, performer piuttosto che scrittori che presenteranno le loro opere, e quindi avremo modo così di confrontarci e sarà sicuramente, nel mio caso, per me un grande arricchimento. Una vera e propria rassegna che si svilupperà ciclicamente nel tempo. Sì, abbiamo così pensato a una rassegna che si svilupperà in Macelleria Sociale, che si chiama Cultura Trasversale, che è proprio questo il gioco del fatto che la cultura non ha una direzione precisa, ma appunto è una cosa che prende tutti e comunque prende tante discipline in maniera trasversale. Quindi il fatto che partiamo con Juan San Miguel, che bene o male ha un approccio con la scultura come arte, e appunto avremo occasione di sentire racconti di artisti che ci narrano le fotografie, ad esempio le loro fotografie, quindi magari sull'inverno avremo modo di rivederci e così chiacchierare di altri così, amici che passeranno qua da Macelleria Sociale. Le sue opere esposte all'ex Macelleria Sociale di Ponte a partire dall'11 di agosto. Quante opere e che genere di opere? Macelleria Sociale per me è una grande opportunità, voglio ringraziare Livio. Porto un po' di opere degli ultimi anni, una ventina di opere in formato piccolo. Il posto è piccolo, quindi diciamo che si sono trovati. La tematica è quella che sto lavorando negli ultimi anni, che tratto di sviluppare un linguaggio scultorico che c'entra con positivo, negativo, concavo, converso. Sono opere che accogliono delle forme. Qual è il materiale principalmente utilizzato? E l'obiettivo è sempre il bronzo, ma dovuto al costo e al tempo di lavoro di questo materiale mi fermo in altri materiali più, diciamo, con cui posso arrangiarmi, e l'effetto può essere lo stesso. Parliamo di gesso, terracotta. Arriva dalla Spagna, ma vive stabilmente in Italia adesso? Sì, mi sono trasferito qua dal 2012, sono qua e da quando sono in Italia facendo un percorso con la mia opera, che si può vedere in questa mostra, che parte un po' del figurativo classico e pian piano si va sviluppando un linguaggio proprio che tende verso l'astratto. Quando si terrà l'inaugurazione della mostra e fino a quando saranno esposte le opere? Allora, inauguriamo domenica 11 e concludiamo il domenica 25. La cosa che sarà
così diciamo rito di macelleria, concluderemo con un raku e quindi bene o male avremo occasione di invitare tutti gli amici a partecipare materialmente a costruire la propria tazza raku, e quindi avremo sicuramente una tazza anche firmata da Quang, e quindi questo sarà per noi un grandissimo onore.